Adesso sta a vedere cosa faccio io. Hai visto che bravo? Ha quasi toccato il cielo. Con questo tiro io raggiungerò le nuvole, guarda! Non sono riuscito a prenderla al volo. Mete, cos'è quello? Un cestino, credo. Hai visto quanti biscotti? Sembrano davvero buoni. Dai, mangiamoli. No, aspetta un momento, non possiamo. Perché no? Non capisco. Beh, perché questi biscotti non sono nostri. Avanti, Niloia, ne mangerò soltanto uno, ok? Sta fermo! Non possiamo mangiare una cosa che non è nostra. E allora di chi sono questi biscotti? Non lo so, magari li ha lasciati qui per sbaglio un bambino. Io non penso, non c'è nessuno a parte noi. Guarda, Mete, c'è un coniglio. È vero, è anche una carota. Strano, chissà dove l'avrà presa. Magari da un cestino come questo, non credi? O forse gliel'avrà data qualcuno, chi lo sa? Guardiamo dove va il coniglio, così sapremo dove l'ha presa, giusto? Corriamo, Mete, il coniglio sta scappando! Bisogna scoprire dove va! Secondo te dove è finito? Guarda, Mete, il coniglio è laggiù! Ecco il coniglio che salta e corre forte. Lui saltella, vuole scappare. Spiegami, dai, dove hai preso la carota? Se non è tua, tu non te la puoi gustare. Se chiedi, lo sai, allora tu puoi mangiare. Senza permesso. No, 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 no. Fermo, Mete, magari non l'ha presa qui la carota. Oppure ha chiesto il permesso. Oh, ma guarda qua. Ecco dove eri finito. E la tua carota? L'hai già mangiata? Su, tieni, prendi questa. Beh, buon appetito, simpatico coniglietto. Non mangia le carote senza chiedere il permesso. Hai ragione. E quindi neanche noi mangeremo quei buonissimi biscotti. Non possiamo perché non sappiamo di chi sono. Ma se lo sapessimo potremmo chiedere il permesso. Non importa. Forza, Niloia, andiamo a giocare. D'accordo, prova a prendermi prima che raggiunga il giardino. Niloia, Mete? Che cosa c'è, mamma? Bambine, perché non avete mangiato i biscotti? Non possiamo senza prima chiedere il permesso. Non sappiamo di chi sono. Per questo non li abbiamo toccati. Certo, hai ragione, cara. Non bisogna prendere le cose che appartengono agli altri. Ma questo cestino è vostro. È davvero nostro? Certamente. Io ho fatto questi biscotti apposta per voi e li ho lasciati qui mentre stavate giocando. Ah, grazie mille, mamma. Wow, sono davvero buoni. Mangia piano, sennò ti andranno di traverso. Buoni, sono dei biscotti squisiti, grazie. Sono buonissimi, mamma. Mi piacciono tanto, sai. Allora, buon appetito.